Un ciclista cinquantenne è stato colpito da un fulmine mentre percorreva il sentiero Resse la Basovizza, subito soccorso, versa in gravi condizioni a Cattinara. Rapinato in pieno centro nella notte in via delle Torri da due giovani, ma l'uomo non si è perso d'animo e li ha inseguiti facendoli arrestare dalla polizia. Inseguimento nel pomeriggio lungo l'ex grande viabilità triestina da parte di polizia locale e agenti sloveni, fermati due algerini irregolari su un'auto rubata. Una 36enne di Ronchi è stata colpita dalla febbre dengue, probabilmente contratta in Thailandia, disinfestazione preventiva in un raggio di 200 metri. Non aveva pagato il pedaggio autostradale per 13 volte per una cifra oltre i 16.000 euro. Camionista romeno multato e segnalato dalla polizia. Il DJ e presentatore Alex Bini annuncia nuove proteste contro il regolamento sulla Movida, definito troppo restrittivo. Siamo pronti a nuove iniziative. Saranno gli avversari a dover temere la Triestina, parola di mister Pavanella alla vigilia dell'esordio in campionato a Rocco contro Gubbio. Buonasera dal telegiornale di Tele 4. Dunque, durante il breve ma intenso temporale scoppiato nel primo pomeriggio, un ciclista cinquantenne è stato colpito da un fulmine lungo il sentiero Ressel a Basovizza. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Vediamo. Un ciclista triestino è stato colpito da un fulmine sul Carso nel primo pomeriggio di oggi. L'uomo, Andrea Bossi, 50 anni, è stato folgorato mentre percorreva in sella alla sua bicicletta il sentiero Ressa e la Basovizza attorno alle 13.30. In quel momento nella zona stavano cadendo numerosi fulmini per il forte temporale in corso. A trovare l'uomo in arresto cardiaco sono stati alcuni passanti che stavano correndo proprio lungo il sentiero. Sono stati loro a tentare una prima rianimazione e a chiamare subito i soccorsi che sono giunti sul posto in breve tempo. Le condizioni del ciclista sono apparse fin dal primo momento molto gravi. I sanitari del 118, dopo circa 15 minuti di rianimazione cardiopolmonare, sono riusciti a rianimare l'uomo che, intubato, è stato portato a Cattinara in codice rosso, in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva e in prognosi riservata. Rapinano in pieno centro Trieste un passante, quanto accaduto a un uomo che la scorsa notte in via delle Torri si è trovato faccia a faccia con due giovani che lo hanno avvicinato e intimato di consegnar loro tutti i soldi in suo possesso. I due a stretto giro sono stati arrestati. Bernardo Gulotta. Rapinano un uomo in mezzo alla strada, gli svuotano le tasche e scappano, ma vengono poi intercettati e arrestati dalla polizia. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, ma la dinamica è stata resa nota soltanto in queste ore. L'episodio si è sviluppato in via delle Torri, quando erano circa le 2 del mattino. La vittima stava tornando a casa, quando è stata avvicinata da due giovani di 20 e 21 anni, che hanno intimato al malcapitato di svuotare le proprie tasche e consegnar loro tutto il denaro in suo possesso. Il passante, preso alla sprovvista e inevitabilmente impaurito, ha esaudito la richiesta. Subito dopo i rapinatori, con passo lungo e spedito, si sono allontanati, ma l'uomo, che ha immediatamente allertato la polizia al numero d'emergenza, li ha seguiti, restando al telefono con il centralino delle forze dell'ordine per fornire le indicazioni utili agli agenti a poter intervenire. E così è stato, poiché poco dopo due volanti della questura hanno bloccato i due giovani, identificandoli e scoprendo inoltre che gli stessi erano già gravati da diversi precedenti di polizia. I ventenni sono stati infine arrestati e accompagnati in carcere. Ancora una notizia di cronaca: alle 15 circa di questo pomeriggio sulla grande viabilità all'altezza del centro commerciale Le Torri d'Europa, due pattuglie della polizia slovena congiuntamente alla polizia locale hanno fermato una Peugeot 206 che è poi risultata essere stata rubata con a bordo due algerini. Dai primi accertamenti, fa sapere la questura, i due stranieri sembrano irregolari. La polizia di frontiera è intervenuta in ausilio. Accertamenti sono ancora in corso. Qui vediamo la fotografia postata su Facebook da un utente appunto di Facebook di questo blitz congiunto appunto transfrontaliero. Un caso accertato di dengue su una donna ha fatto scattare Ronchi dei Legionari l'emergenza sanitaria. Comune e azienda sanitaria sono intervenuti subito per la disinfestazione preventiva, coinvolgendo tutti i residenti del centro del paese. Vediamo.
Emergenza sanitaria a Ronchi dei Legionari per un caso accertato di febbre dengue. Una donna di 36 anni avrebbe contratto la malattia nel corso di un recente viaggio in Thailandia, ma la circostanza non è confermata ed è ora ricoverata a Trieste. Non è in pericolo di vita. La notizia è stata diffusa in primis dal comune isontino, che ha disposto a livello precauzionale una serie di disinfestazioni nel raggio di 200 metri dalla via dove abita la giovane, proprio nell'area centrale del paese. Abbiamo sentito al telefono il sindaco Livio Vecchiet. Il comune di Ronchi è intervenuto su indicazione dell'azienda sanitaria, l'azienda sanitaria che è intervenuta con la sua ditta, diciamo, nella disinfestazione, ma diciamo supportata dal personale della polizia locale, supportata da due nostri dipendenti dell'ufficio ambiente, che già ieri pomeriggio sono passati all'interno della zona da disinfettare, diciamo, e hanno affisso l'ordinanza che avevo emesso ieri pomeriggio, abitazione per abitazione, e per cui ieri sera è stato fatto il trattamento, ieri sera in tarda serata. Stamattina sempre i vigili assieme ai nostri dipendenti dell'ufficio ambiente sono andati assieme alla ditta casa per casa per gli ultimi controlli e gli ultimi trattamenti. Dall'amministrazione si informa che non c'è comunque alcun allarme, soltanto i disagi che hanno dovuto sopportare tra ieri e oggi i circa 2.000 cittadini coinvolti nell'operazione. Che dal punto dove è stata colpita, dove risiedeva la persona, bisogna fare un cerchio con un raggio di 200 metri dal punto e lì si interviene entro quella zona. Chiaramente con l'ordinanza è obbligatorio fare queste cose qua, ci sono dei piccoli disagi, hanno dovuto tenere chiuse le imposte, tenere in casa gli animali d'affezione, coprire eventualmente qualche piccolo orto. E possiamo rassicurare la popolazione che il caso che ha colpito una giovane donna di Ronchi dei Legionari è un episodio isolato. La donna ha contratto la malattia nel corso del suo viaggio in Thailandia, lo ha dichiarato il vice governatore e assessore alla salute Riccardo Riccardi, dopo essersi accertato delle condizioni della persona colpita da dengue, dopo aver verificato lo stato della disinfestazione preventiva attorno all'abitazione della donna, come abbiamo sentito, a Ronchi dei Legionari. La donna sta bene, il suo quadro clinico è in netto miglioramento, ha proseguito Riccardi. Inoltre oggi si sono concluse le misure di contrasto previste dal protocollo del piano nazionale e la situazione tornerà in breve alla normalità. Ancora cronaca, oggi la pagina è molto ricca, non aveva pagato il pedaggio autostradale per un ammontare di oltre 16.000 euro. Per questo un camionista romeno in viaggio sull'autostrada A4 è stato multato e segnalato alla prefettura. Vediamo. Oltre 16.000 euro di pedaggi autostradali mai pagati. La cifra da capogiro è relativa a una lunga serie di violazioni del codice della strada rilevate dalla Polizia di Stato di Gorizia e per le quali a un camionista di origine romena sarà temporaneamente sospesa la possibilità di guida in territorio italiano. Il conducente, risultato essere anche il titolare della ditta di trasporto, verrà segnalato alla prefettura del capoluogo isontino. La polizia ha scoperto il caso nel corso di una normale attività di vigilanza autostradale lungo la A4. Grazie alla segnalazione del centro operativo autostradale, i poliziotti hanno verificato che il titolare del mezzo di trasporto risultava aver eluso nel 2019 per ben 13 volte il pagamento del pedaggio per un totale di 16.220 euro. A quel punto il conducente, incalzato dagli agenti, ha dichiarato di essere titolare della ditta e contemporaneamente unico autista del mezzo pesante. Non potendo più eludere il pagamento del pedaggio, l'autista ha dovuto consegnare 900 euro di multa nelle mani degli operatori, sanzione complessiva per le innumerevoli violazioni al codice della strada. La violazione, conclude la questura di Gorizia, prevede la decurtazione di 2 punti della patente. Lo scorso 21 agosto personale della sezione polizia ferroviaria di Udine, durante un servizio di scorta a un treno regionale sulla linea Udine-Venezia, si è insospettito dall'atteggiamento di un passeggero. Sottoposto a controllo mediante la banca dati delle forze di polizia, il 45enne cittadino rumeno è risultato destinatario di 2 ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione a una condanna per complessivi 7 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale, lesioni e in osservanza di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
La notizia delle nuove barriere sulla rotta balcanica dei migranti previste al confine tra Croazia e Slovenia è stata commentata stamane a Sveglia Trieste dal presidente ICS Gianfranco Schiavone. Vediamo. Sono provvedimenti probabilmente ai limiti, diciamo, della legalità rispetto agli accordi dell'Unione Europea. Nel momento in cui la Croazia entrerà definitivamente nell'area Schengen, ogni barriera fisica durante lungo il confine dovrà essere rimossa. Quindi si rischia un lavoro, diciamo, che dovrà essere tolto nell'arco di pochi mesi. Ma soprattutto è un atteggiamento di chiusura, di paura, che dimostra che purtroppo non c'è nessuna risposta a quella che è una piccola crisi, perché in termini, diciamo, quantitativi è veramente una piccola crisi, ma comunque che c'è, nell'area balcanica, cioè non c'è nessuna risposta della complessiva dell'Unione Europea su un piano di ricollocamento delle persone che sono bloccate, no, nell'area balcanica. La domanda, insomma, è sempre la stessa rispetto a questi fili spinati, questi muri, eccetera, e cioè mi interessa ciò che sta dietro o non mi interessa? Allora, cosa sta dietro? In questo caso sarebbero dietro paesi come la Bosnia-Herzegovina, la Serbia, il Kosovo, la Macedonia, che non sono in grado, come dire, di accogliere dignitosamente, no, un numero, appunto, le persone che appunto non entrerebbero in questo caso nell'Unione Europea. Sono paesi che devono sviluppare un sistema di protezione meglio di quanto lo stanno facendo adesso, e il problema è che non risolviamo il problema, no? Aumentando il disagio per le persone e per altri che stanno fuori dalla porta. Risolviamo il problema facendo un piano, appunto, complessivo, un ragionamento di tutta l'Unione Europea. Quindi di nuovo una grandissima, queste sono vicende che dimostrano una grandissima miopia. E interviene sulla situazione politica nazionale, sulla crisi di governo, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Sergio Bolzonello, secondo il quale, dopo oltre un anno di governo regionale, quel poco o nulla che la giunta Fedriga ha prodotto inizia a pesare e ora nel centrodestra emergono più che mai gli attriti, in un momento in cui la Lega non distribuisce più le carte legate a doppio filo alle sorti di Salvini. Noi, continua Bolzonello, continuiamo a restare in attesa dei provvedimenti e del dibattito nelle commissioni e in aula sui temi fondamentali, più volte annunciati e mai visti in concreto, come l'economia, la sanità e gli enti locali. L'interesse del Friuli Venezia Giulia, conclude Bolzonello, non si è messo sotto giochi e intrecci politici del centrodestra nazionale. Non si ferma la protesta contro il regolamento nazionale poi messo a punto dai comuni sul tema Movida. Oggi il DJ e organizzatore di eventi Alex Bini è tornato sull'argomento, ospite di Sveglia Estate, annunciando le prossime iniziative di contestazione. Vediamo. Tutto è rimasto, la tassa delle 122 euro è rimasta, e bisogna fare delle planimetrie con ingegneri, che ne so, architetti, eccetera, e bisogna fare la domanda a mano mentre stiamo andando su Marte 30 giorni prima al comune di Trieste, come se qui passasse adesso Gianni Morandi e ci dicesse: oh Alex, ciao, come stai? Ci conosciamo perché anche ci sentiamo con Gianni. Sono libero stasera, ti vengo gratis a suonare qui allo Stico. Non puoi, perché dovevo fare la domanda 30 giorni fa. Sì. Ecco, è assurdo secondo me questa cosa qui. Poi come si fa a prevedere un programma che possa durare, che ne so, 2 mesi, 30 giorni, presentandolo 30 giorni prima, come ben sappiamo che tanti, non so, o stanno male o gli vengono, non so, altre, so, il meteo, tutte queste cose qua, eccetera. Quindi devo dire, cioè, bisogna trovare una soluzione, e per questo adesso c'è il gruppo in movimento, dove è scaturito questo, dopo la sfilata che abbiamo fatto di protesta, di realizzare il silenzio. Okay, di Nini Rosso, un grande trombettista italiano, il silenzio di Nini Rosso, di suonarlo ogni sera alle 10, cioè mezz'ora prima dello stop della musica, in qualsiasi modo, che tu lo faccia a casa con un impianto audio, che lo faccia suonare dal tuo cellulare, da un MP3, da una cassa portatile o dal tuo strumento, che può essere la tromba, la fisarmonica, l'armonica a bocca, e poi pubblicarlo sulla pagina che è aperta a tutti, che o il Comitato Trieste Viva o Salviamo la Musica a Trieste. Allora, sono queste due pagine che trovate in Facebook, dove pubblicare appunto il silenzio. Siamo pronti a delle proteste eclatanti, questo sia chiaro, perché se
La Ferriera ha ricevuto su change.org 2300 firme per il problema della Ferriera, che tutti quanti conosciamo. Sappiate che noi stiamo per raggiungere 5000 firme per il problema della Movida, quindi è un problema che è sentito particolarmente dalla cittadinanza, proprio perché, dicevo prima, il fine settimana ci serve per poi ricaricarci lunedì quando torniamo a lavorare. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Riprendiamo parlando del traffico, come facciamo spesso nei weekend d'estate. Una giornata di traffico non stop, quella di oggi sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete, con code, rallentamenti e congestioni in più punti anche ai caselli. Come ampiamente previsto, i tratti più in sofferenza sono stati la A23, dove transitano tutti i turisti in entrata da Austria e Germania, e la A4, sulla quale si incrociano i flussi di chi rientra dalle vacanze e di chi invece parte. I flussi in arrivo da Tarvisio si sono intensificati già dalle prime ore del mattino, tanto che alle 9 Autovie ha chiuso l'entrata di Udine Sud in direzione Venezia, perché il muro di vetture in transito rendeva difficile l'immissione di nuovi veicoli. In questo modo si è alleggerita la pressione sull'asse autostradale, una misura che viene adottata quando la coda supera i 5 chilometri. La chiusura si è prolungata fino alle 13 circa, quando i flussi sono calati leggermente. Comunque alle 16 la colonna in direzione nodo di Palmanova sfiorava ancora nuovamente i 5 chilometri. Sul tratto compreso tra Villesse e l'interconnessione A4 A23 i chilometri di coda sempre alle 16 erano 9, mentre fra il nodo di Palmanova e la Tisana la coda si formava e si riassorbiva alla barriera di Trieste Lisertin in entrata, fila di 3 chilometri in lento movimento. Il forte temporale che ha interessato la regione a metà del pomeriggio ha anche contribuito a rallentare ulteriormente la circolazione, così come la ripresa del traffico dei mezzi pesanti, il cui blocco terminava alle 16. Scarsi di lieve entità gli incidenti, fortunatamente. Ancora una previsione per domani. Le previsioni indicano flussi intensi in A4 in entrambe le direzioni, con possibili code e rallentamenti ai caselli cosiddetti balneari e in entrata alla barriera di Trieste Lisert. Per la rubrica di Io chiamo Tele4 siamo andati in via Giulia per verificare alcune segnalazioni. Gianluca Palladini. Quando era in piazza Volontari Giuliani avevamo il riparo e l'autobus si fermava vicino al marciapiede. Adesso che li hanno spostati in via Giulia, noi siamo senza riparo, al freddo e al sole. Stiamo parlando della fermata dell'autobus in via Giulia, che prima era qui e ora è lì. Stessa cosa dal lato opposto. Solo che a causa del traffico e di come, ad esempio, sono parcheggiati gli scooter, certo lo spostamento non rende più agevole il transito sia per pedoni che per i mezzi. È impossibile perché l'autobus non si può fermare vicino al marciapiede, ma ferma la gente in mezzo alla strada, con le conseguenze che si possono prevedere. Non si può scendere e ci sono le automobili, addirittura una moto che mi è passata un giorno dietro a me e un'altra signora, che se non stiamo attenti andiamo a finire all'ospedale. Ma non è l'unica segnalazione. Infatti diversi cittadini sarebbero dubbiosi sui lavori in strada che si stanno svolgendo poco oltre la fermata dell'autobus. I cittadini hanno reclamato più volte per questa rotonda, anche perché mi sembra molto anomala, perché viene fatta dove non esiste un incrocio. C'è la strada di via Giulia, c'è una strada che porta in via Bonomo, la scala di Bonomo, e definisce in niente perché termina con le scale, c'è l'altra che va contro la parete. Non è un incrocio questo. E poi è vicino all'altra rotonda, che è il Largo Giardino, che non ha senso. Bastavano delle strettoie, come ho detto al sindaco, come ha fatto a Barcola, di modo che la gente avesse più possibilità di passare con meno pericolo. L'abbiamo già ricordato noi nei giorni scorsi con un servizio, ce lo ricorda oggi la Questura: da lunedì 26 agosto fino a sabato mattina 1 settembre verranno effettuate nelle vie del centro cittadino le riprese del prossimo film di Checco Zalone. In particolare nelle serate e nelle nottate del 26, 27 e 28 saranno interessate la piazza Ponte Rosso, via Bellini e il canale, mentre dalla sera del 28 e fino alla mattina del 1 settembre
settembre, Piazza Unità, la Scala Reale e il Molo Audace. Saranno utilizzate circa 500 comparse, di cui circa 200 persone di origine africana, e saranno presenti alcuni mezzi della Polizia di Stato e figuranti che indosseranno l'uniforme. Sarà anche utilizzata una macchina del fumo. Saranno gli avversari a dover temere la Triestina, parola di mister Pavanel oggi durante la conferenza stampa della vigilia dall'esordio in campionato al Rocco contro il Gubbio. Vediamo. La decisione di mister Pavanelli in sala stampa oggi alla vigilia della prima di campionato di Serie C fra Triestina e Gubbio lascia intendere un aspetto. La Triestina concorrerà per i posti alti della classifica, non ha paura di nessuno e anzi saranno gli altri a dover avere qualche pensiero in più quando affronteranno l'Unione, richiamando poi tutto l'ambiente a stringersi attorno alla squadra. Sì, è vero, nel senso noi dobbiamo essere compatti e pensare a fare bene le nostre cose, tutti. Parlo di Triestina in generale come squadra, come staff, come dirigenti, parlo come stampa, parlo come tifoseria. Stiamo compatti tutti, gli avversari sono gli altri, quindi non ci facciamo male da soli e aiutiamoci e crediamoci fino in fondo. Solo così potremo far diventare il non Sepol il Sepol. Ce l'abbiamo nel DNA, è la nostra squadra chiamata così. Se noi siamo forti in quello, non facciamo crepe di nessun tipo nei bei momenti, nei cattivi momenti, allora ce la giochiamo perché abbiamo delle potenzialità, siamo convinti, siamo preparati, abbiamo una tifoseria, abbiamo uno stadio, abbiamo tutto per poter far bene, però non ci facciamo male da soli. Pavanel, caricando l'ambiente, analizza la squadra che ha visto sin qui dall'inizio della preparazione, un team che ha bisogno di un ambiente tranquillo ma al contempo caloroso che non si sfaldi alla prima crepa. Determinata, compatta, corta, abbiamo delle robe da sistemare e ci stiamo lavorando per diventare più forti in quello, abbiamo dei ragazzi da inserire, ma con un gruppo di persone stupende come ho io, l'inserimento a livello umano diventa molto facile, a livello tecnico magari necessita sempre di qualche qualcosina, un po' per la condizione, un po' per i movimenti eccetera, ma vedo c'è grande disponibilità. È chiaro che adesso siamo all'inizio ed è tutto bello, è tutto facile. Quando saremo in un campionato dove ci si chiederà ogni domenica di trarre il massimo dalla partita, come è nel nostro dovere, come nel dovere di tutte le squadre favorite per poter essere, per citare un ruolo da protagonista in questo campionato, lì si vedrà il vero spessore dell'uomo e del giocatore. È stato presentato questa mattina uno degli ultimi arrivi in casa pallacanestro Trieste. Si tratta di Cody Justice, guardia statunitense classe 95, pronto alla nuova avventura. Vediamo. Ho scelto Trieste perché ho colto l'opportunità di poter giocare in una piazza importante dove possiamo toglierci delle soddisfazioni. Vengo da una stagione, la precedente, dove ho avuto delle buone occasioni per giocare una grande stagione, ma non abbiamo vinto tanto quanto speravo, così ho scelto di venire qui per il bel progetto della società. Nel canto mio posso mettere a disposizione le mie abilità in campo, come tirare e tenere assieme il gruppo. Mi sento un po' un collante, ma come me ci sono molti bravi giocatori che possono farci arrivare ai play-off. It's beautiful to be able to see the sea. Ho visto un po' la città ed è bellissima, ho visto il mare, ho pranzato in centro e apprezzato il clima. Proprio bello avere il mare davanti agli occhi. Come ho visto Venezia, intendo visitare anche Trieste e un po' tutta l'Italia, il più possibile. La chiave della stagione sta nel gruppo, tanti ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco e che si daranno tutto come me, e di sicuro lo faranno, potranno togliersi delle belle soddisfazioni. Io per la mia esperienza posso aiutare i più giovani ed essere un leader, dare una mano al coach e a tutto il gruppo nei momenti di difficoltà. Serve avere sempre un team unito. E dopo la decisione dello storico capitano della pallanuoto Trieste maschile, Aaron Giorgi, di terminare la sua carriera da giocatore, la fascia è ora passata a un altro veterano della società, Ray Petronio, l'abbiamo intervistato. È Ray Petronio il nuovo capitano della pallanuoto Trieste maschile. Il veterano della società di Enrico Samer eredita la fascia da Aaron Giorgi, che ha chiuso con le fatiche in vasca al termine della scorsa stagione, incaricandosi di una buona responsabilità a cui però si è dimostrato pronto. Nuovo capitano, la società e i ragazzi anche hanno voluto me come nuovo capitano. Spero di essere all'altezza e penso che sarà una bella stagione, divertente,
e soprattutto con grossi risultati. Fra i vari aspetti che toccano un capitano anche quello dell'organizzazione degli allenamenti e la gestione dei compagni, attività non proprio fra le favorite di Petronio. Questa è la parte che non mi piace del capitano, l'organizzare, stare dietro, messaggi, però insomma imparerò a fare anche questo. Sugli obiettivi invece è molto chiaro, zona coppa, punto e basta. Salvezza non voglio neanche sentir parlare sinceramente. Io punto al quinto posto e i ragazzi con me puntano al quinto posto. Daniele probabilmente ha voluto stare un pochino più tranquillo, parlare di salvezza tranquilla, ma no, coppa, punto. Infine un giudizio sugli allenamenti e l'organico allestito per affrontare la nuova stagione. Sinceramente di innesti non ce n'era grosso bisogno. Abbiamo preso questo Cristian Milakovic, una bomba, però era quello che ci mancava. Lui ci darà i tempi di gioco, sarà molto importante sia in fase difensiva che in fase offensiva. Però ripeto, non c'era grande bisogno di rinforzare la rosa perché è già una rosa competitiva, bisognava solo cambiare un attimo la testa. Siamo in chiusura, giusto il tempo per ricordarvi gli ospiti di domani mattina di Sveglia Trieste, saranno Luca Salvati, Roberta Vlahov e Giorgio Dendi che proporrà ai telespettatori i suoi giochi di enigmistica. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.